Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati proprio agli ultimi video dell'anno, i video quelli proprio conclusivi per fare un piccolo recap al volo del 2023 e prepararsi al 2024. Video un po' più grossi forse nella tematica, nel contenuto, in cui cerco di tirare fuori qualcosa di più interessante della classica recensione, proprio per chiudere in bellezza e poi prendermi una dovuta pausa, ma ne parliamo nell'ultimo video dell'anno di questa cosa qua. Oggi entriamo nel mondo videoludico. È un video questo che non avrei pensato di fare perché io non sono un accanitissimo giocatore, nel senso io gioco parecchio ai videogiochi e ci spendo più ore. Quest'anno ho totalizzato, se non sbaglio, tra PlayStation e Nintendo, con tutti i ROP che sono usciti a dicembre. Mi hanno contato circa 500 ore, che non sono troppe, però per me è un buonissimo risultato, quindi vuol dire che ho avuto davvero modo di mettermici dentro e divertirmici. E dicevo, non pensavo di fare questo video perché quando dico che non sono un accanito, nonostante io adori giocare ai videogiochi, è uno dei miei passatempi preferiti e una di quelle poche cose che prendo davvero come un passatempo. Non è come il cinema, quando guardo un film sono sempre impegnato nella visione, anche nel film peggiore del mondo. Cerco sempre di analizzarlo, scomporlo, eccetera, lo sapete. Però con i videogiochi, nonostante faccia anche in questo caso la stessa roba, cerco sempre di analizzare il gioco, capire quali sono le criticità, i pregi, i difetti, anche proprio il mio mindset nei confronti della cultura popolare. Però con i videogiochi riesco a pormi il limite a dire a un certo punto basta, chi se ne frega, il gioco può fare schifo quanto vuoi, ma se mi diverte, ci voglio giocare. Nonostante magari ci siano titoli molto molto più interessanti, più elaborati, con i videogiochi arrivo a dire me ne frego, a differenza magari col cinema, il fumetto, altre cose. E quindi non sono uno che prova così tanti giochi diversi, soprattutto non sono uno che sta tanto dietro alle uscite, anche perché i videogiochi sono ormai una spesa economica non proprio facilissima, sono sempre 60, 70 oppure 80 euro per le versioni standard. Figuratevi le edizioni da collezione, io non ne prendo una da. Vabbè, ho preso quella di Sifu l'anno scorso e prima di quella, forse l'ultima che avevo preso era, ce l'ho lì, quella di Dragon Ball FighterZ. Perciò, capite, è davvero difficile starci dietro anche dal punto di vista economico. E poi ti chiedono anche molto tempo i videogiochi, quindi se vuoi proprio starci dietro, seguire tutto il resto, devi anche investirci un po' di tempo che purtroppo non ho. Però questo 2023 mi ha sorpreso, perché sono arrivato alla fine e ho detto, cavolo, quest'anno ho provato ben 4 titoli usciti nuovi al lancio. E quindi oggi facciamo questa cosa qua. Si sono tenuti poco tempo fa, 3 settimane barra un mese, ora non so quando vedrete questo video, però si sono tenuti i The Game Awards 2023. Sono praticamente, per chi non lo sapesse, un po' gli Oscar dei videogiochi. Come gli Oscar premiano i migliori film dell'anno, i The Game Awards premiano i migliori videogiochi dell'anno. Voi lo sapete, mi rapporto con i premi, ne abbiamo parlato anche degli Oscar, non mi fanno sempre molto impazzire, non sono particolarmente interessato, però comunque cerco di seguire tutto e di rimanere informato e sono rimasto molto stupito. Perché, nonostante io quest'anno abbia provato dei titoli davvero, davvero molto interessanti e il 2023 sia stato in generale un'annata floridissima per il mondo videoludico, sono usciti un sacco di giochi che sono davvero andati oltre sotto determinati punti di vista, devo dire che mi ha stupito vedere vincere tutto quanto Baldur's Gate 3, che tra i vari giochi che ho provato non c'è. Io non ho ancora messo le mani su Baldur's Gate 3 che ha battuto titoli che io davo già per scontato vincessero i The Game Awards e si classificassero come miglior gioco dell'anno e già pronti a essere il miglior gioco del decennio alcuni, perché ho provato roba davvero incredibile. Quindi sarei curiosissimo di mettere le mani su Baldur's Gate 3 che ha battuto tanti dei giochi che ho preferito nel corso del 2023. Pazienza, prima o poi ci metterò le mani, non l'ho ancora provato, però mi sono detto perché non sopperire a questa mancanza del. Una mancanza proprio personale nel vedere che nessuno dei giochi che ho amato è stato così tanto glorificato ai The Game Awards. Ho detto, vabbè, sopperiamo sul canale, ci faccio un video ed eleggo io il GOTY, cioè il gioco dell'anno di questo 2023, ovviamente pescando soltanto tra questi 4 titoli che ho provato, tra queste 4 grandi IP, e quindi escludendo automaticamente un gioco come Baldur's Gate 3, dicendo non perché sia brutto e non mi piaccia, ma perché non l'ho provato. Quindi faccio la lista dei giochi che ho provato, vi dico quali sono e poi, per esclusione, andiamo a cercare di capire, anche perché sono molto molto indeciso, qual è secondo me il gioco dell'anno. E i giochi che ho provato quest'anno sono 4, in ordine di uscita sono Hogwarts Legacy per PS5, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom per Nintendo Switch e contemporaneamente Marvel Spider-Man 2 per PS5 e
Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch. Tutti i giochi che si sono fatti parecchio attendere. Questa è l'unica cosa che hanno davvero in comune. Hogwarts Legacy è stato annunciato come uno dei giochi di lancio PS5, capite di cosa stiamo parlando, ed è arrivato adesso nel 2023. Io l'ho prenotato, ora non era proprio giochi di lancio, ma sarebbe uscito nella primavera subito dopo l'uscita della PlayStation 5. Io l'ho prenotato praticamente 3 mesi prima quella che sarebbe dovuta essere la sua uscita, e poi è stato ultra rimandato e non se ne è più saputo nulla. Quest'anno è arrivato, e cominciamo proprio da questo. Cominciamo da Hogwarts Legacy, che si è rivelata una grandissima delusione. Ora, io non sono un fan di Harry Potter, non ho letto i libri, ho visto i film e mi hanno fatto anche parecchio schifo alcuni. Due forse si salvano come bei film, o almeno molto carini, altri due sono buoni e poi gli altri fanno tutti schifissimo. Cioè, è una saga che secondo me non merita di essere osannata così tanto come viene osannata dal pubblico più generalista, però vabbè, non importa. Però il gioco mi interessava. Il gioco mi interessava perché, seguendo tutte le presentazioni, dico effettivamente il potenziale per essere un buon gioco c'è tutto. Sì, sarà legato alla lore di Harry Potter, ma comunque è un buon gioco fantasy. Mi sembra parecchio interessante questo grande open world di cui si parla, tutte le possibilità del gioco di ruolo. Forse qualcosa di divertente ci tirano fuori. Io ho comprato il gioco e devo dire, per le prime 7, 8, 10, 12 ore, forse, se proprio voglio tirarla lunga, mi sono davvero divertito da matti. Perché l'open world era davvero molto grande, offriva tanto contenuto di gioco, tutto quello che potevi fare anche solo nel castello di Hogwarts ti allungava parecchio la longevità del gioco, e c'era parecchia, parecchia roba da scoprire. E quindi, quando iniziavo a scoprire tutto questo mondo, devo dire, ero parecchio affascinato. Andando avanti, ahimè, la cosa ha iniziato a stancarmi, perché una volta che hai iniziato a capire quali sono le meccaniche, una volta che hai capito quali sono tutte le cose che dovrai andare a sbloccare nel corso del gioco, una volta che hai preso la mano con il combat system, una volta che sei entrato nel vivo della narrazione, diventa tutto molto 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 ripetitivo. Sono sempre le stesse cose, il gioco non è più in grado di sorprenderti, non c'è più nulla che tu abbia da scoprire quando sei arrivato a poco prima della metà, secondo me, e quindi da lì è soltanto un tirare avanti fino alla fine con le cose che hai già imparato a fare. Soprattutto questo decantatissimo open world, che per carità è veramente grande e ti dà tanto da fare, è pieno di roba copia e incollata a destra e a sinistra, e soprattutto poco originale, tanta roba già vista e rivista in tantissimi altri giochi del passato. Quindi, andando avanti, mi ha davvero annoiato. Lasciatemi dire, ciliegina sulla torta della disfatta di Hogwarts Legacy è la storia, che se all'inizio si promette piena di segreti, misteri, le alleanze, i nemici che ti fai all'interno della scuola, poi diventa tutto molto piatto, è tutto già visto e rivisto un migliaio di altre volte in tutti i media esistenti, e arrivi verso la fine che hai giocato un grande episodione di una fanfiction su Harry Potter. Non c'è nulla davvero di originale, non c'è nulla di davvero appassionante, di accattivante, nulla che ti dice anche voglio scoprire almeno la storia, se il gameplay proprio non mi sta prendendo almeno fammi capire come va a finire, perché sono appassionato, ma no, i personaggi sono piatti, la storia è molto blanda, il tuo protagonista è veramente buttato in mezzo a dinamiche altrui che ti rendono anche il gioco molto poco di ruolo, la tua importanza è solo quella dell'esecutore attivo delle volontà degli altri, secondo me, quindi non è neanche bello sotto questo punto di vista. Ci sono delle side quest carine, probabilmente. Io ho adorato, vi giuro, ho adorato la side quest aggiuntiva come DLC soltanto per la PlayStation, quella esclusiva di PlayStation 5. Quella un po' a tema horror nella casa del mistero, quella era veramente incredibile, mi ha divertito tantissimo, quella era stupenda. Ed è stata quella che mi ha fatto muovere verso la fine del gioco, perché mi sono detto, di questa qua ne stanno parlando benissimo, voglio chiudere il gioco e poi giocarmi il DLC, anche perché è proprio, anche questo è il mio mindset, prima si gioca la storia principale, poi tutte le cose aggiuntive, come mi approccio io ai giochi, quindi volevo chiudere la storia principale, dire l'ho fatta, e poi buttarmi nel DLC, e quello da ragazzi è stato veramente veramente bello, però per il resto poca pochissima roba, un peccato, perché le potenzialità ce le aveva tutte, abbiamo aspettato per un paio d'anni, hanno fatto delle presentazioni incredibili, e poi il gioco tra le mani, non è brutto per carità, però è poca roba, è davvero poca poca roba, non valeva assolutamente il suo prezzo,
Non era tutta questa grande bellezza che potevamo aspettarci, quindi è stata più che altro una delusione quella di Hogwarts Legacy. Molto meno una delusione invece è stato Zelda Tears of the Kingdom. Ecco, Zelda Tears of the Kingdom mi ha anche un po' deluso sotto un punto di vista. Era uno dei giochi che più aspettavo di questo 2023, perché ho giocato Breath of the Wild, me ne sono innamorato totalmente, è stato incredibile Breath of the Wild, non perché avesse un game design particolarmente elaborato, secondo me, ma la potenza di quello Zelda lì stava nel fatto che era tutto molto credibile. Il fatto è che in Breath of the Wild questo mondo enorme che puoi esplorare è vivo. Lo percepisci, lo senti, tu sai di stare proprio entrando in un altro mondo. E banalmente è un mondo in cui regnano le leggi della fisica più credibili. Cioè, vi faccio proprio l'esempio. Se tu sei in mezzo all'erba alta e tiri un fendente con la spada, l'erba viene tagliata. Che sembra una piccolezza, ma tutte queste piccolezze, ce ne sono tantissime di queste accortezze in Breath of the Wild, rendono il gioco vivo, credibile. E per questo aspettavo parecchio il seguito, Tears of the Kingdom. Era difficile che facesse più di quanto avesse fatto il primo, ma cavolo, se ci siamo sbagliati, se mi sono sbagliato almeno io, perché Tears of the Kingdom è stato tutto ciò che funzionava in Breath of the Wild, amplificato alla massima potenza, stavolta supportato da delle idee vere e proprie di game design che non sono belle solo perché il mondo che visiti è reale e tangibile, ma perché ti permettono di fare delle cose che sono divertenti da fare. La libertà che viene data in Tears of the Kingdom è maggiore rispetto a quella di Breath of the Wild perché le regole del mondo sono tutte asservite alla volontà del giocatore. Quindi io posso spaccare qualunque cosa, fondere insieme qualsiasi pezzo, creare tutte le armi che voglio, creare delle costruzioni incredibili con le cose più impensabili e poi tornano invece tutti gli elementi belli di Breath of the Wild, tutti gli enigmi, i dungeon, tutto quello che aveva funzionato ritorna, anche qualche piccolo difetto ritorna. Ad esempio, a me una cosa che dà veramente fastidio di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, non ci posso fare niente, la durata delle armi, che si spezzano troppo velocemente, è un casino volersi tenere le armi forti. So che in Tears of the Kingdom si può fare la cosa della fusione, poi lo stacchi, poi lo riattacchi per ricaricarla, però è veramente una palla anche quella cosa lì. È l'unica cosa che davvero non mi va proprio come idea di game design, quella però per il resto è tutto eccezionale. E anche tecnicamente, graficamente, incredibile come Switch riesca a reggere qualcosa di così grande, io non ne ho la minima idea, è veramente un miracolo. Tears of the Kingdom è davvero un miracolo videoludico, non c'è ragione per cui Switch possa fare una cosa del genere eppure ci riesce, quindi non c'è spiegazione, non c'è senso logico eppure funziona. È stato veramente molto molto divertente, peraltro ci sono un sacco di cose da fare, il gioco è pienissimo di contenuto, anche post game, è tutto molto interessante e quello che io speravo per Tears of the Kingdom era risanare l'unica vera pecca incredibile di Breath of the Wild, ovvero la narrazione, la storia. La storia di Breath of the Wild era scialbissima, molto piatta, nonostante fosse condita con una poetica, un'estetica quasi fiabesca, aveva quel qualcosa di epico, di leggendario anche nella sua semplicità. Però mi aspettavo, no, per questo dico non è brutto Breath of the Wild sotto quel punto di vista, però è un po' scarno, mi aspettavo che in Tears of the Kingdom si facesse un passo avanti, anche perché era una di quelle cose che avrebbe aiutato il gioco a distinguersi e superare ancora di più il primo, e l'ha già fatto di per sé col gameplay. Sulla storia invece ha un po' peccato anche lui, perché siamo tornati di nuovo a una storia molto semplice, un pelo più elaborata, con un filo più di mistero che mi ha fatto pensare voglio vedere come va avanti questa volta, mentre Breath of the Wild era scontatissimo, Tears of the Kingdom lo è stato meno, ma comunque ricco di tante, tantissime ingenuità narrative alle quali è anche difficile credere. Con il viaggio nel tempo di Zelda nel corso di Tears of the Kingdom, che non si rende conto che Ganondorf è la stessa persona che hanno incontrato, lo stesso essere, chiamiamo così, che hanno incontrato sotto il castello, rinsecchito, che si chiama Ganondorf, quindi forse aveva qualcosa a che fare con quello che è successo nel primo capitolo, è una cosa a cui è difficile credere. Poi ci sono tante altre piccolezze qua e là, ma va bene, ecco i filmati ad esempio che ti facevano vedere ogni volta che completavi un dungeon per scoprire qual era il nuovo potere, erano un pelo noiosi. Sulla storia c'era ancora un po' da lavorare. Molto divertenti invece le boss fight, quella finale è stata
parecchio provante sotto un certo punto di vista, per me almeno, e, però è stata molto più interessante invece di quella vecchia. Il finale è stato incredibile e torna invece quella poetica tipica di Zella che ti rapisce proprio al cuore, ripeto, quell'estetica molto fiabesca nel narrare una cosa anche molto semplice. Quindi, con qualche piccolo difettuccio, Tears of the Kingdom comunque si è rivelato eccezionale. Poi sono usciti Marvel Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder, giochi di cui abbiamo già parlato, quindi non mi dilungo molto, se siete interessati trovate le recensioni proprio complete. Vi basti sapere che Marvel Spider-Man 2 è stato un miglioramento del primo dal punto di vista del gameplay, molto più intuitivo, molto più veloce, un miracolo tecnico perché... Un miracolo, comunque un prodigio in questo caso tecnico, perché tira fuori al massimo tutte le potenzialità di PS5, grafica incredibile, gli FPS ottimi, i tempi di caricamento inesistenti anche con il viaggio veloce nella mappa. È veramente bello da giocare, bello per gli occhi, molto fluido, scorre che è una meraviglia dal punto di vista tecnico. Le superfici sono tutte credibilissime, le luci, dal punto di vista cinematografico, Marvel Spider-Man 2 forse è il gioco migliore che ho giocato quest'anno. Mi pecca un po' sulla storia, una storia che la spara molto alta e che non riesce a mantenere il livello della sua sparata, purtroppo. Quindi, nonostante fino a un certo punto del gioco si raggiunga un picco continuo, poi una certa c'è un lieve e poi un eccessivo crollo. Perché si esagera un pelo, ci sono tante cose a cui è un po' più difficile credere, tante robe in cui dici vabbè, l'hanno fatta così, hanno voluto spararla grossa, è molto spettacolare, però le fondamenta della storia dove sono, e qualche piccolo problema narrativo l'ho trovato, ma ripeto, trovate tutto nella mia recensione. Trovate tutto anche nella recensione di Super Mario Bros. Wonder, che invece è stato un gioco eccezionale, ottimo graficamente, ottimo nel gameplay. L'ho già detto, il grande vanto di Super Mario Bros. Wonder è quello di aver portato un gameplay vecchio, un gameplay semplice, un gameplay dei platform più classici che ci siano e averlo rimodernato con tante varie meccaniche nuove aggiunte che l'hanno reso un gioco totalmente nuovo, un gioco totalmente diverso dagli altri Mario, con tutta probabilità. Ripeto, io ne ho provati pochi di Mario, ne sto provando qualcuno adesso in più, ma è dura trovarli tutti quanti. Però sì, è un gioco che è riuscito in questo, a portarci qualcosa di semplice e a renderlo nuovo, fresco, originale, con tante meccaniche interessanti. I level design sono tutti incredibili. La grafica di questo Mario è nuova, eccezionale. La difficoltà si alza parecchio anche in determinati livelli. Quindi è stato davvero, davvero ottimo. Una bella esperienza, una bellissima esperienza anche Super Mario Bros. Wonder. Tutti questi quattro giochi li ho giocati rispettivamente per 22/24 ore Hogwarts Legacy. 50 ore per completarlo, poi c'è tutto il post game, eccetera. Tears of the Kingdom, 13 ore circa per fare Marvel Spider-Man 2, 13-14 ore, 15, vabbè, all'incirca siamo lì, poco meno di 15 comunque, e 25 ore contate per giocare Super Mario Bros. Wonder. Ora, tocca eleggere il migliore, l'obiettivo del video, li abbiamo ripassati un po' tutti insieme. Dobbiamo eleggere il GOTY, il gioco migliore dell'anno, e come ho detto prima andiamo per esclusione. E il primo che escludo è senza ombra di dubbio Hogwarts Legacy, quello di cui mi sono lamentato di più per le ragioni che vi ho detto. È stato molto deludente, non ha rispettato le aspettative, non era quello che volevamo e sicuramente per un fan di Harry Potter è oro colato, come per un fan di Spider-Man è oro colato Spider-Man 2 nonostante i problemi, però io non sono un fan, quindi me ne frega niente. Hogwarts Legacy non potrebbe mai vincere il GOTY di quest'anno. E a malincuore, secondo me, dobbiamo escludere anche Spider-Man 2. Perché è, per quanto sia un buonissimo gioco, anche parecchio divertente, soprattutto per un fan, ma lasciamo perdere la roba dei fan, quello che è sulla carta alla fin fine è uno Spider-Man 1 del 2018 con le migliorie tecniche, le migliorie di gameplay. Un gameplay che è molto semplice, tra l'altro, ottimo per il tipo di gioco che è, ma molto molto semplice. E una storia che è più debole, secondo me, rispetto a quella del primo, e un contenuto di gioco anche piuttosto scarno. Quindi, per quanto io l'abbia amato, e ve lo dico qui, no, non lo dico, stavo per dire tra tutti i giochi del 2023, se dovessi sceglierne uno da tenere, gli altri da cancellare per sempre, terrei Spider-Man. No, non è vero, non è quello. E quindi nulla, tagliamo questo pezzo. E no, quindi per quanto davvero possa dispiacermi dire questa cosa e buttarlo fuori dalla classifica, dalla possibilità di essere il miglior gioco dell'anno, per me Spider-Man 2 non aveva proprio chance.
Quindi resta Nintendo. Resta Nintendo, ragazzi, che possiamo dire tutto quello che vogliamo a Nintendo. Possiamo dire che la sua console fa schifo, possiamo dire che è debole e scarsa, ma sul game design non li batte nessuno. Nintendo tira fuori le idee e i giochi migliori. Punto. È così. Pokémon a parte. Però è così. Pokémon, io non l'ho giocato Scarlatto e Violetto, ma ho visto delle robe. Oioi, oioi. È del 2022, tra l'altro, quel gioco, quindi non rientra neanche in discorso. Comunque, è rimasta Nintendo. È rimasta Nintendo a primeggiare con Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder. Ed è qua la vera indecisione, perché Tears of the Kingdom è un gioco che è incredibile. È incredibile perché qua è proprio, si parla davvero di game design. Ha tirato fuori un'idea che gli dà un potenziale infinito, perché il gioco ti dice: in questo gioco puoi fare quello che vuoi, sta a te capire come andare avanti. Quindi la libertà del giocatore è davvero quasi illimitata in Tears of the Kingdom. Puoi davvero fare tutto quello che vuoi, puoi davvero fare le cose più impensabili, puoi inventarti i modi più impensabili per completare una quest, per completare un dungeon, per completare un sacrario, quindi un piccolo enigma ambientale, tutto quello, puoi fare tutto come ti pare. Io vi faccio un esempio: c'era un sacrario che andava fatto facendo delle costruzioni particolari per arrivare fino a un certo punto. Ora non so dirvi dov'è, non so dirvi qual è, però fatto sta che ci ho provato per tanto tempo e non sono riuscito a fare quel sacrario. A una certa ho detto basta, devo cheatare, ma non cheatare nel senso negativo, utilizzo le tecniche che mi dà il gioco per rendere la cosa un po' più semplice. Quindi cosa ho fatto? Anziché fare una costruzione con le ventole, le mura, le pietre, tutte le cose che per fare il percorso che mi diceva il sacrario, sono uscito dal sacrario, ho fuso un razzo a uno scudo, sono rientrato nel sacrario, ho fatto con l'ultramano, ho preso una lastra di pietra, l'ho sollevata fino in aria, poi di nuovo a terra, poi col potere di riavvolgere il tempo, ho riavvolto il tempo salendo sulla lastra così che la lastra facesse il percorso al contrario e tornasse in alto. Quando ero in alto, ho utilizzato lo scudo con razzo per spararmi in aria. Arrivato all'altezza massima, ho usato la paravela e sono arrivato a prendere la cassa in fondo al sacrario. Per dirvi che ho fatto tutto tranne quello che mi diceva di fare il gioco. E questa è una cosa bellissima, una cosa davvero divertentissima. Non ti sembra impossibile fare niente se riesci a trovare un modo alternativo per fare le cose che non riesci a fare? È davvero davvero eccezionale. Poi, ripeto, la mappa è gigantesca, piena di segreti, piena di cose, piena di roba da fare, roba da scoprire. È davvero un gioco incredibile, un gioco grandissimo che ha da insegnare, ha da fare scuola, perché si porta davvero anche quella grande potenzialità del primo, che era quel mondo che stai vivendo è vivo, lo senti, è reale. Ogni NPC è credibile, sta facendo qualcosa, dice una cosa diversa, il vento che smuove l'erba, l'erba che, ripeto, la tagli, le leggi fisiche che funzionano in un gioco che, ragazzi, sembra una cavolata, ma anche il fatto che se hai un'arma di metallo in mano e il fulmine ha più probabilità di colpirti perché c'hai il metallo addosso, perché è attirato dal metallo, è una roba assurda. E comunque, l'abbiamo visto poco fa, per quanto se ne possa parlare bene, qualche piccolo difettuccio a livello narrativo e di gameplay, anche questo Zelda ce l'ha, secondo me. Super Mario Bros. Wonder è un discorso anche complicatissimo, perché è anche forse una questione di affezione, non solo verso il personaggio di Mario, ma verso un gameplay che, come ho detto, io adoro, ma è vecchio, è difficile riproporre, eppure questo gioco ci è riuscito con delle idee davvero, davvero ottime. E questo gioco di difetti ne ha anche meno, secondo me, che sono soltanto i boss. L'ho già detto nella mia recensione, l'unica cosa noiosa di questo Mario, o molto più pigra, sono i boss. Per il resto funziona tutto alla perfezione, non c'è niente che non va. È dura scegliere tra due titoli di questa caratura, e anche perché sono difficilmente paragonabili. Zelda è un gioco d'avventura, di ruolo, improntato anche in parte sulla sua narrazione, ma punta molto di più sul gameplay. Mario è un gioco full gameplay, senza storia praticamente, con un mero pretesto narrativo, un platform, quindi ti ci approcci in maniera totalmente diversa. È dura, è difficilissimo. Sono entrambi giochi che secondo me devono fare scuola, uno che deve fare scuola a un certo tipo di giochi e uno che deve fare scuola a tanti altri tipi di giochi, quindi
è difficilissimo scegliere. Però, allora, intanto adesso me la caverò con uno stratagemma proprio geniale. Eleggiamo il gioco migliore, che dopo averci riflettuto un po', secondo me è inevitabilmente Tears of the Kingdom. Perché con le sue idee tira fuori qualcosa che non si è mai visto prima, ha un design tutto nuovo, totalmente originale e soprattutto tutto ciò che sta intorno al gameplay in sé non fa altro che valorizzarlo e farci credere nel gioco a cui stiamo giocando. Quindi Mario ha tutte le carte in regola per essere un GOTY, praticamente a modo suo, però quello che fa è rivisitare qualcosa di già esistente. E non dico che non è originale, anzi, però il modello è quello. È un modello classico che funziona, pieno di idee nuove, ma su uno scheletro che già conosciamo, mentre Zelda anche lui si appoggia su uno scheletro che già conosciamo, ovvero Breath of the Wild, però non rende più interessante quello scheletro, va oltre e ci presenta un gioco che è tutto nuovo, proprio su un'altra scala, destinato a rimanere negli anni perché con le sue idee ha tirato fuori davvero un capolavoro, cioè un esempio da cui tutti devono attingere in un modo o nell'altro. Detto ciò, mi tengo una riserva, cioè per quanto Zelda possa essere il gioco migliore dell'anno tra quelli che ho provato, per la sua inventiva, per quanto sia eccezionale sul lato tecnico, per le idee di gameplay ottime, tutto quello che volete, c'è il cuore che parla e quindi il gioco migliore di quest'anno è Zelda, ma il mio gioco preferito di quest'anno è Super Mario Bros. Wonder, quello che ho giocato con più piacere, quello che più di tutti mi è piaciuto scoprire. Qua c'è di mezzo il mio cuore, sì, perché con il genere platform, poco da dire, è probabilmente il mio genere videoludico preferito, l'ho già detto anche nella recensione di Super Mario Bros. Wonder, quindi non c'è Zelda che tenga, non c'è stato Spider-Man che tenga, il gioco che ho preferito e che più mi ha divertito giocare quest'anno è Super Mario Bros. Wonder. E così li ho tirati in mezzo tutti e due senza valorizzarne uno piuttosto che un altro, va benissimo così. Ora una piccola postilla davvero a Nintendo. Cioè, Nintendo non guarderà mai questo video, però io non ce la faccio davvero più. Con la prossima console, con Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro, qualunque cosa vi inventerete, io vi scongiuro. Aggiungete qualcosa più simile possibile ai trofei. Sono l'unica cosa che mi fa scegliere se prendere un gioco che sia su entrambe le console, quindi non un'esclusiva, su Play o su Switch. Vi prego, io ho bisogno dei trofei, è troppo gratificante completare un gioco al 100% e averne un riconoscimento. Quanto è bello completare Spider-Man 2 al 100% e avere il platino, e quanto è triste avere Super Mario Bros. Wonder completato al 100%, ho fatto tutto di quel gioco e non ho niente che mi certifichi questa cosa che non sia la mia testa. Io che lo so, basta. Invece è bello avere il platino che ti dice: guarda, tu ce l'hai fatta, tu sei tra quei giocatori che ha fatto tutto di questo gioco, l'ha sventrato. E con Super Mario Bros. Wonder, lasciatemi dire, non è stato neanche facile, quindi un piccolo premietto mi sarebbe piaciuto averlo. Boom! Si chiude così questo recap videoludico del 2023, fatemi sapere cosa ne pensate, quali giochi avete provato voi, raccontatemi un po' di questo Baldur's Gate 3 perché io sono davvero curioso e vi assicuro che so ancora poco e niente, io so solo che è un gioco di ruolo con combattimento a turni fantasy, basta, tutto qua. Questo è quello che so io, i combattimenti a turni a me non dispiacciono neanche, attenzione, l'anno scorso ho comprato Marvel's Midnight Suns e mi diverte tantissimo giocarlo, non l'ho ancora finito, ma mi diverte tantissimo giocarlo e anzi, devo finirlo. E quindi io non sono uno di quelli che disdegna i combattimenti a turni, anzi, sono molto molto curioso, perciò ditemi cosa ne pensate, ditemi cosa ne pensate delle mie conclusioni su questi giochi, se secondo voi da questa lista doveva emergere qualcos'altro, datemi le vostre opinioni su Hogwarts Legacy, Spider-Man, Zelda, Super Mario, quello che volete, ne parliamo qui sotto tranquillamente nei commenti. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito fin qua, chissà il 2024 dal punto di vista videoludico cosa ci regalerà, al momento c'è un solo titolo che io attendo e so per certo che comprerò, ed è Dragon Ball Sparking Zero. Poco da fare, per forza, tocca prendere assolutamente. E vediamo se ci sarà qualche altra sorpresa, perché no, perché non provare. E noi
ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!